Io faccio 10 minuti di nuovo di riepilogo sulla situazione della pandemia, ma poi passerei ad alcuni argomenti che sono un po' più specifici, e cioè tornerei sul virus, cercherei di spiegare perché stanno venendo fuori delle notizie molto importanti, per esempio sull'Lancet, l'altro ieri è venuta fuori un articolo breve ma veramente importantissimo che fa vedere come il virus entri direttamente negli endoteli, cioè si vedono proprio gli endoteliociti pieni di virus. Questa è una notizia veramente importante perché significa che chiamiamola immunoinfiammazione, l'endotelite sistemica, che sempre di più capiamo essere la parte fondamentale più pericolosa di questa infezione, in realtà non è un fatto secondario, ma è letteralmente determinata dall'invasione da parte del virus degli endoteli. Questa è una cosa di tale rilievo che poi su questo ci fermeremo. E anche la paura, per quanto concerne i primi casi di Kawasaki segnalati nei bambini, in qualche modo si connette a questo. Non è detto che sia semplicemente un virus che sfiora le arterie. Sembra addirittura quasi, esagero, che sfiori il polmone e poi vada nelle arterie e nei letti capillari a fare veramente il disastro maggiore. Allora, detto questo, anche poi faremo qualche accenno al problema vaccini, che è un problema molto dibattuto, anche perché ci sono già trials clinici in atto, il che fa pensare che tra pochissimo proporranno un vaccino con tutti i problemi di sicurezza, oltre che di efficacia connessi. Allora, ho messo prima di tutto questa immagine di Gabriel García Márquez, cronica di una muerte annunziata, perché secondo me questa qui si deve partire, cioè questa pandemia. Non è vero che era assolutamente imprevista. Le prime diapositive le conoscete e non mi soffermo. Come ormai sapete a memoria, dal 1997 che chi si occupa di questo virus cerca di allertare sul fatto che ci siamo, si occupa, diciamo, di virus influenzali e parainfluenzali potenzialmente pandemici, a cominciare da H5N1 dell'aviaria, a tutti gli altri sottotipi influenzali, al coronavirus del 2002. È da allora che ci sono centinaia, letteralmente, forse anche di più, di lavori su questo tema. Quindi questa era una pandemia assolutamente prevista, non solo prevedibile. E qui rapidissimamente, perché li abbiamo analizzati nei primi due incontri, riassumo i dati. Vedete, qui siamo a fine marzo, quindi a oltre un mese, si può dire a 34 giorni dai primi outbreak di Codogno e di Vo, e l'Italia è diventata, ma l'intera Europa è diventato il secondo grande epicentro, superando notevolmente la Cina e superando tutti i paesi asiatici. Quindi da qui ricordatevi queste diapositive dell'OMS che ogni giorno conviene andare a riguardare. Vedete che i morti cinesi non si sono più spostati. Ricordate come invece la mortalità in Europa sta diventando altissima. Siamo, ricordo, a fine marzo, ma è il dato degli Stati Uniti che già a fine marzo è diventato drammatico. Sta raggiungendo, ha già superato l'Italia, ha superato tutti gli altri paesi e si avvia a diventare catastrofico. Qui siamo ormai a 2 o 3 giorni fa, siamo per l'esattezza al 28 aprile. La Cina ha raggiunto quota 4.600, ve lo dico, ma così è un piccolo mistero questo, perché a un certo punto hanno detto non ci sono più casi, non erano segnalati, poi c'è stato un salto di casi in Cina che è ancora da chiarire, ma comunque sono sempre numeri relativamente bassi. E invece l'Italia ormai è, lo sappiamo, intorno ai 30.000, perché i 28.000 che sono stati registrati finora sono sicuramente una sottostima, visto che in Lombardia si parla di almeno 1.500-2.000 morti in più, e negli altri paesi la situazione si sta avvicinando alla nostra, nel senso che Spagna, Francia sono ormai, stanno raggiungendo un po' le stesse cifre, e in altri paesi sta crescendo. Io faccio
sempre notare l'importanza del tasso di mortalità in questi casi, cioè quando si segna Belgio 7000 significa che grosso modo, essendo la popolazione del Belgio un quarto della nostra, il Belgio è messo come noi. I numeri assoluti sono rappresentativi fino a un certo punto. Vediamo che gli Stati Uniti hanno largamente ormai superato i 50.000, sappiamo che il dramma degli Stati Uniti si concentra intorno alla zona di New York. Questo è un dato veramente significativo. Non, come in tutti i casi che abbiamo visto, colpita inizialmente e a Raggera c'è veramente un gradiente di tipo assolutamente direi fondamentale, perché è chiaro che la diffusione del virus va di pari passo con la inconsapevolezza iniziale e poi via via. Quindi basta con, direi, con le critiche al lockdown. Il lockdown non sarebbe stato necessario in tutta Europa, e del resto in Cina è durato poco. Il nostro lungo lockdown è legato alla sottovalutazione, ma se non lo avessimo fatto noi avremmo una situazione drammatica. Questo è l'andamento dell'epidemia, sono tutte diapositive che abbiamo già visto, quindi non mi soffermo, cioè l'allargarsi di questo cono. I numeri assoluti in Italia ormai li conoscete, dicevo che in realtà si parla ormai di 30.000 morti, e queste sono le previsioni, ahimè, drammaticamente sbagliate da parte di chi, diciamo, degli esperti della nostra cabina di regia, che a fine febbraio, inizio di marzo, avevano cominciato a fare previsioni basate essenzialmente su quello che era successo in Cina. Come vedete, sono assolutamente fuorvianti, perché noi non abbiamo avuto per nulla questo andamento. I nostri decessi li conosciamo. Abbiamo detto tante volte che bisogna fare, l'ho ribadito poco fa, non i tassi di letalità, cioè quelli in cui i decessi vengono messi al numeratore e i casi accertati vengono messi in basso, perché questo è ancora una volta fuorviante, lo abbiamo fatto per troppo tempo, ce li hanno dati così. In realtà sono i tassi di mortalità che contano. Se in Val d'Aosta o in Liguria andiamo a valutare realmente la situazione è altrettanto drammatica che in Emilia-Romagna, per intenderci, cioè nella seconda regione più colpita, perché sono piccole regioni sul piano della popolazione e il numero dei casi va rapportato. Quindi qui vediamo sempre segnalati i casi in numero assoluto. È sicuro che Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte sono le tre regioni più colpite, ma se noi andiamo a vedere poi i casi invece più specificamente delle piccole regioni, vediamo che per esempio la Liguria e la Val d'Aosta sono messi malissimo. Dicevamo il divide, in Cina lo abbiamo anche detto l'altra volta, è chiarissimo, le regioni intorno alla città di Wuhan, dove c'è stata la prima espansione, sono state molto colpite. Più ci si allontana dalla regione, dall'epicentro, e più si vede quanto il lockdown sia servito. Cioè nel resto della Cina i casi sono pochissimi e le morti ancora meno. Quindi cosa significa tutto questo? Che è fondamentale la carica virale, cioè la quantità letteralmente di virus che circola e da cui si è investiti, e su questo torneremo, perché questo è un punto che stranamente è stato molto sottovalutato. Si continua a chiedere in giro: ma come mai vengono colpiti alcuni piuttosto che altri? Io credo che la carica virale sia il punto fondamentale. Se noi veniamo raggiunti da piccole cariche virali, come penso tutti siamo stati in questi due mesi, non succede nulla. Ma se la carica virale è tale per cui le prime difese nelle vie aeree non riescono a intercettare il virus comincia a prepararsi la sua invasione e poi via via a dilagare. Questo vale a livello collettivo e a livello individuale. Questo è il divide tra le regioni europee rispetto a quelle asiatiche. Vi ricordate, l'abbiamo visto, quelle asiatiche hanno raggiunto rapidamente un plateau e non si sono più mosse da lì.
quelle europee sono partite invece purtroppo, e anche gli Stati Uniti, diciamo i paesi occidentali. Questo è il divide in Italia, le regioni del nord e le regioni del sud. Io non mi soffermo, questi dati, non so chi ha avuto modo di vedere l'articolo che avevamo scritto circa una ventina di giorni fa e che è stato prima pubblicato sul Wall Street Journal Magazine e poi anche tradotto in Italia. Tutto questo, a mio parere, è molto chiaro, cioè c'è veramente un enorme divario tra le regioni colpite inizialmente, quindi senza precauzioni, e quelle colpite dopo. Quindi credo che le polemiche già adesso sulla differenza, sulla non necessità di un lockdown dovrebbero essere chiuse. Non è così purtroppo, ma non si capisce come mai. Tanto più che anche in Italia è evidente che una regione che ha fatto subito il lockdown, come il Veneto, e non mi stanco di ripeterlo, essenzialmente grazie a un'unica persona che era competente, un parassitologo che voi conoscete tutti ormai, che è Crisanti, i dati del Veneto sono stati immediatamente eclatanti. Questo era 14 aprile, in Veneto che era partito per primo c'erano 900 decessi, mentre in Lombardia c'erano 13 volte tali. Basta perdere alcuni giorni, non fare il lockdown subito e il disastro è inevitabile. Ma soprattutto, questo non ve l'avevo fatto vedere, le ho aggiunte qualche giorno fa perché mi sembrano importanti, sono le analisi puntuali dell'Istituto Cattaneo. Perché le faccio vedere? Perché una notizia, per conto mio, fuorviante, pericolosa e che non avrebbe dovuto essere pubblicata su un giornale importante come il Sole 24 Ore, è stata, e ha fatto il giro d'Italia, i dati della mortalità sono fasulli, l'Istat ci dice che non c'è un incremento di mortalità in Italia. Quella è stata una notizia veramente, a mio parere, avrebbe dovuto ritrattare il giornale dopo alcuni giorni fa, perché è una notizia veramente fuorviante e pericolosa. Perché se uno va a vedere, e adesso ve lo vedremo insieme, i dati reali di mortalità nelle province e comunque nelle regioni, nelle zone colpite dal virus, i dati sono spaventosi. Che in tutta Italia, quindi in un paese dove per fortuna, lo ripeto, grazie al lockdown il virus ha rallentato rapidamente la sua corsa, per cui il 60% del paese è stato in buona parte risparmiato, non ci sia stato un aumento significativo di mortalità, chiaramente se uno non dice le cose come stanno, sono dati falsi e confondenti. Vi faccio vedere l'aumento, guardate, di mortalità nel periodo febbraio-marzo in Lombardia, in Trentino e in Emilia-Romagna, si tratta di un raddoppio e oltre. Vedete, i grafici sono molto eloquenti, le regioni del centro-sud sono poco rappresentate, quelle del nord sono eclatanti. Qui si vede l'aumento di mortalità Lombardia ed Emilia, vedete come già Veneto e Piemonte all'inizio sono colpiti meno, il Veneto rimane molto, diciamo, abbastanza simile ai dati di mortalità, perché capite che normali, diciamo, perché capite che 900 decessi in un paese, in una regione in quel caso di 7-8 milioni di abitanti, non cambia molto il dato assoluto. Ma se noi andiamo a vedere adesso in dettaglio, capiamo dove vediamo le differenze. Questi già sono molto indicativi. Se noi andiamo sui comuni colpiti, quindi questo dà la misura della potenzialità del virus, perché è chiaro che se il virus viene lasciato a sé stante, come qualcuno avrebbe voluto, vi ricordate all'inizio Gran Bretagna, Stati Uniti, e molti dei nostri colleghi che inizialmente, come sappiamo tutti, hanno enormemente sottovalutato, dicevano non esagerare, è un virus parainfluenzale, se lo avessimo lasciato andare in questo modo i risultati sarebbero stati così o peggio di così in tutta Italia. Guardate Bergamo, guardate in che modo, questi sono proprio gli aumenti della mortalità: Bergamo, Piacenza, Pesaro, Cremona, alcune delle città più colpite. L'enorme differenza, per esempio, tra Bergamo da un lato e le cittadine analoghe, le città analoghe del Veneto, è eclatante, così anche tra Pesaro e le altre città. A Pesaro è bastato per alcuni giorni non chiudere, per esempio ci sono state una grande fiera, alcune partite importanti, eccetera, questo ha
fatto dilagare il virus e i decessi. Questi sono, ancora una volta, non abbiamo il tempo di analizzare in dettaglio, ma sono talmente evidenti che non c'è bisogno di parlare. Qui sono Bergamo, Brescia, Milano, Piacenza e Pesaro e anche Parma. Allora, se qualcuno c'ha ancora dubbi, si vada a guardare questi e la smetta soprattutto di citare i dati Istat in quella maniera assolutamente fuorviante, perché se noi abbiamo un paese di 60 milioni di abitanti, dove grazie alle precauzioni che sono state imposte in maniera magari troppo come si potrebbe dire, violenta quasi, però se non fosse stato così e se fossero state raggiunte dal virus in questo modo le grandi città come Roma, come Napoli, come Palermo, ma anche Milano e Torino che sono state in fondo solo sfiorate dal virus, noi avremmo avuto un'ecatombe come a New York. Spero che adesso su questo dubbi non ne sollevino più i soliti noti, perché veramente è fuori luogo. Questi sono alcuni fisici che hanno rivalutato i dati Istat, guardate, cioè ci sono dei dubbi sul fatto che da un lato è la mortalità nel 2016, la vedete in blu, guardate la mortalità nel 2020 concentrata in quel mese, avete dei dubbi sulla Lombardia? Beh, non lo so, io credo che non ce ne siano molto. Anche interessante questo grafico che fa vedere i dati ufficiali, che sono quelli in blu, che sono già altissimi, e i dati di eccesso reale, perché sono andati poi a calcolare, a valutare quello che i comuni avevano registrato. Voi sapete che molti decessi non sono stati registrati come Covid, perché non c'erano i tamponi, perché morivano le persone a casa, e tutto questo in realtà è mortalità da Covid in buona parte. Ecco qui Bergamo poi, come sapete, è stata la città più colpita. Quindi io credo che ci sia una pietra tombale ormai, è brutto dire così, ma comunque così che va detto su questa polemica veramente sciocca. Detto questo, un altro dato interessante è quello su maschi e femmine, si sono fatte molte ipotesi su questo, sicuramente c'è stato il fatto che a livello maschile ha colpito di più sia in termini quantitativi che qualitativi, ma non è tale la differenza da giustificare studi sulla maggiore sensibilità. Addirittura qualcuno ha detto forse gli uomini hanno più o meno recettori, non è questo, ancora una volta è come per il divide, cioè l'estensione della pandemia nei primi due mesi ha colpito un circuito che era quello delle persone che per questioni di lavoro erano più esposte e in buona parte erano gli uomini. La scuola, per esempio, dove c'è una grande prevalenza delle donne, è stata poco colpita, per fortuna. E questo, per esempio, è stato evidente nello studio di Vo, dove i bambini sono praticamente risparmiati. E perché? Perché appunto non è arrivato lì il virus. Questi sono i dati forse più realistici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, vedete che la differenza tra i due sessi non è poi così netta. Ecco, a che cosa siamo arrivati a questo punto? Io questa prima parte credo che fosse necessaria, perché veramente vorrei che si chiudessero le polemiche sul è successo davvero un dramma o, come qualcuno insiste, in fondo è stato sopravvalutato. Non è stato minimamente sopravvalutato. Avremmo avuto una crescita esponenziale dei decessi se non si fosse fermato in questo modo drastico. Ecco cosa è successo per esempio con le terapie intensive. L'aumento, come vedete, era pazzesco all'inizio. Al momento in cui è cominciata a regolarizzarsi un po' la situazione, le terapie intensive sono state, hanno potuto tirare un sollievo, un respiro di sollievo, e sono calati notevolmente i ricoveri. Ancora una volta questo è importante, il lockdown serviva a questo. Il lockdown non è una misura per diciamo contrastare la pandemia o il virus, è per rallentare l'accesso agli ospedali e quindi l'espansione. E questo è un dato che ho voluto mettere perché è importante. Vedete come all'inizio a essere colpiti erano quasi soltanto gli ultra sessantenni, adesso comincia a emergere un dato un po' preoccupante, cioè che aumentano i casi più giovanili, relativamente ovviamente, però speriamo che questo sia solo un indicatore secondario. Ora, entriamo nel vivo del discorso di oggi. Si poteva fare qualcosa, lo abbiamo anche questo accennato. Ricordiamocelo che la Gazzetta Ufficiale già dal 30 gennaio, aveva detto che eravamo in fase pre-pandemica. Non si è fatto molto per almeno un mese, perché di fatto non eravamo preparati.
non c'erano i tamponi, inutile fare le polemiche perché non li hanno usati, non li avevano. C'erano ancora illustri virologi, qui lo conoscete tutti, Burioni, che inizialmente avevano sottovalutato, non c'è nulla da dire. Cioè quando uno va in televisione e dice il virus in Italia il rischio è zero, vuol dire che sta sottovalutando la situazione, con lui evidentemente in tanti. Nel frattempo i cinesi continuavano a costruire ospedali, la Gismondo dice basta con questi allarmi, non è altro che una specie di influenza, forse leggermente più brutta di un'influenza normale. Nel frattempo il Sacco aveva già individuato il coronavirus nei tessuti e abbiamo virologi che dicono non c'è problema, c'ha bassa letalità. Bassetti, che è un illustre virologo, io lo dico, sono tutte persone competenti. Allora questo cosa significa? Non è un'accusa verso di loro, è il contrario. Cioè la gran parte dei nostri esperti non erano abituati a situazioni come queste e inizialmente sono stati presi perfino loro, diciamo, alla sprovvista. Non erano, cioè un infettivologo, uno pneumologo, anche alcuni dei nostri colleghi inizialmente non hanno interpretato correttamente quello che stava succedendo, perché non sapevano, adesso vedremo, questi sono addirittura Ricciardi, il direttore, come vedete, dell'Istituto Superiore di Sanità, che vengono a dire all'inizio cose di questo genere. Leggiamole insieme: la strategia del Veneto non è corretta perché è derogato dall'evidenza scientifica. Sapete che poi c'è stato lo scontro tra Crisanti e Ricciardi, aveva ragione Crisanti, cioè il Veneto ha dovuto fare i tamponi contro la volontà di Roma e ha salvato migliaia di persone, quindi a questo punto si dovrebbe chiedere scusa a Crisanti, a mio parere. Vedete, giù in basso, sono ottimista, certo noi non siamo la Cina, e altre frasi del tipo non c'è motivo di chiudere le scuole perché di fatto si farebbe allarme. Cioè questo è Ricciardi, Ricciardi che è sicuramente una persona che ha grande esperienza, ecco, quindi hanno preso all'inizio tutti delle grandi cannate. Perché? Perché non erano esperti in questo ambito. Mentre in Germania è stato immediatamente attivato l'istituto Koch, che ha dato le indicazioni corrette, in Italia gli esperti non sono stati evidentemente presi in considerazione, anche se in molti chiedevamo da fine di gennaio che si preparassero i tamponi, si facessero i corridoi alternativi, che si evitasse che il virus entrasse in ospedale, che si predisponesse il monitoraggio, tutte cose chieste inutilmente. Quindi così è andata e qualcuno continua a dire queste cose. Ad esempio Tarro continua a dire il virus è banale, continua a dire i dati a livello nazionale ci dicono che è stato tutto esagerato. Ora io non discuto, la persona tra l'altro a me non interessa giudicare, non giudicare, io dico che è pericoloso che si continuino a dire queste cose perché è assolutamente falso sul piano dei dati di come sono andate le cose. Adesso entriamo nel virus, nel vivo proprio del virus. Quando Luc Montagnier, per esempio, che io fra l'altro ho sempre stimato, è un premio Nobel ma soprattutto conosco direttamente la persona, fa un'affermazione come quella che tutti avete sentito, che il virus è sicuramente un prodotto di un laboratorio perché ha delle sequenze dell'HIV, questo è spiegabile solo col fatto che lui non entra in laboratorio da 30 anni e che non conosce questo tipo di virus e di sequenze, probabilmente aveva avuto questa soffiata, chiamiamola così, di un articolo che nel frattempo è stato fortunatamente ritrattato, ma era stato già ritrattato un mese prima perché era un errore banale sul piano scientifico. Cioè tutti questi virus che devono agganciare le vie aeree usano delle proteine di aggancio, in questo caso la famosa, poi la rivedremo meglio, spike protein, che sono molto simili come sequenze, perché devono utilizzare delle sequenze simili per essere riconosciute, in un certo senso mimano fanno un po' come fanno gli endocrine disruptors, cioè sono delle molecole che devono in qualche modo essere accettate da un recettore, quindi devono avere alcuni aminoacidi comuni, se no il recettore non li riconosce. Quindi quella stessa sequenza si trova in tantissimi virus che usano i nostri recettori. Quindi errore scientifico, ma soprattutto errore di comunicazione. Si cerca ancora una volta di rimestare nel torbido sulla base di questo, come per esempio questo famoso perché ha ricominciato a circolare questo programma di Leonardo del 2015 che diceva, ed era vero, che stanno lavorando, ma in realtà da quando? Da 18 anni tutti i virologi del mondo sul
coronavirus, per capire la loro pericolosità, per mettere in campo, io dico ovviamente, la parte migliore dei laboratori del mondo per cercare di capire come questi virus utilizzano l'organismo umano, come sono, perché sono ancora pericolosi, perché lo sapevamo che tutto questo sarebbe successo. Quindi questo era fuorviante collegarlo, perché oltretutto si parlava di un virus diverso e si parlava essenzialmente di questo. Andiamo nel dettaglio più specifico. Perché ho voluto mettere questi due passaggi qui? Perché è importante, lo dico un po' per tutti, quando si dice gli americani o i cinesi, perché c'è chi accusa gli americani e i cinesi, stavano preparando il virus e quindi è evidente che è uscito da un laboratorio. Tutto è possibile, io non è che sono, non siamo natieri, io mi sono anche occupato di bioterrorismo, di armi biologiche, ho anche insegnato in alcuni master queste cose, quindi le conosco, ma il problema è un altro, cioè voi immaginate un mondo in cui nei laboratori, per esempio, delle grandi università americane non si studino questi virus, qualora ci fosse invece qualcuno che li usasse, io dico sempre, ipotetico, a fine di male, è necessario conoscerli anche tra virgolette per poterci difendere, non c'è verso. Allora, questo studio, per esempio, non era per niente uno studio cinese, tra l'altro, come vedete, c'è implicato anche un collega che io conosco bene, Antonio Lavanzavecchia. Che cosa avevano fatto? Avevano costruito un virus chimerico, che è un virus praticamente un coronavirus. Diciamo del pipistrello, io vado per sommi capi, lo avevano inserito alcune sequenze per poter infettare dei topi, avevano visto la possibilità, la pericolosità enorme di questi virus e avevano fatto tutta una serie, vedete, di modelli su come questi virus del pipistrello potevano passare nell'uomo e dare una pandemia ed essere pericolosissimi. Immediate polemiche, devo dire. Su Nature viene pubblicato e subito dopo, qualche giorno dopo, viene fuori questo articolo che dice ci risiamo. Nell'ottobre del 2014 erano stati vietati i finanziamenti per questo tipo di studi, eppure continuiamo a farli. Vedete il tipico laboratorio in cui si studia. Non so se vedete come sono tutelate le persone, perché questi virus, che ne dicono ancora persone poco competenti, sono dei virus che vanno approcciati così. Avete visto il Cotugno, che non ha avuto decessi tra i medici, erano praticamente vestiti così. Quindi questo virus è stato studiato, è stato finanziato questa ricerca, ci sono state critiche, la difesa ancora adesso, vedete giù in basso una nota del 2020 da parte degli autori, che dicono non ha senso strumentalizzare il nostro lavoro per dire i virus sono pericolosi perché ci lavoriamo, è il contrario, i virus sono pericolosi perché negli ecosistemi stanno emergendo delle vere e proprie bombe che possono distruggere la vita sulla Terra, la vita della nostra specie, e se noi non li conosciamo arriveremo sempre in ritardo. Quindi vedetela come credete, io non voglio convincere nessuno. È drammatico, su questo però spero che non ci siano dubbi, il fatto che immediatamente, per esempio in questo caso negli Stati Uniti, e lo riprendono, i giornali di destra, della destra trumpiana, chiamiamola così, e subito dopo i giornali di destra francesi riprendono questa storia dicendo in realtà i democratici, quindi la gestione per intenderci Obama, avevano finanziato questi studi perché stavano preparando la pandemia, e mettono in campo da un lato Fauci, che è un grande virologo che studia le pandemie da 20 anni, e dicendo sono loro che l'hanno inventata questa roba d'accordo con i cinesi. Cioè siamo al delirio, perché veramente tutto è possibile, però assolutamente che Trump oggi, per difendere il fatto che loro non hanno fatto nulla per contrastare la pandemia e si trovano in casa già 60.000 morti solo nella zona di New York, adesso accusano qualcuno che chissà cosa ha combinato. La storia vera, per quello che sappiamo noi, è questo. Guardate, questa creatura tutt'altro che simpatica, in realtà è la creatura da cui questi virus partono. Perché i pipistrelli, questo è uno studio, vedete, pubblicato sulle Scienze, siamo nel 2017, se non sbaglio, sì, dicembre del 2017, si riporta la storia di un grande studio che era stato appena pubblicato su PLOS, in cui
si cercava nelle grotte dello Yunnan, dove ci sono questi grandi pipistrelli pieni di coronavirus specifici, e si era visto che c'erano, vedete, questo è lo studio, c'erano questi coronavirus, questo spike che vedete in basso fa vedere proprio la zona della spike protein, che è una zona con grandissima instabilità genomica, significa che è una zona che sta mutando continuamente. E l'avviso chiaro di questo articolo è: più studiamo questi coronavirus naturali nei pipistrelli, più capiamo che se non stiamo attenti prima o poi parte. Perché? Perché è chiaro ed era evidente che nei market, ecco qua, nei luoghi in cui questi pipistrelli, insieme ad altri animali esotici, insieme agli uomini, vengono purtroppo a continuo contatto, prima o poi succeda. Ora, qualcuno può credere, qualcuno può continuare a dubitare, qualcuno può anche pensare, perché no, che una mano gliel'ha dato qualcuno, tutto è possibile. Ora, io dico una cosa però anche in questo caso, attenzione, se il virus è emerso così come vedete, adesso vi faccio vedere cosa significa realmente una filogenesi dei virus, perché vorrei soprattutto consigliarvi, me ne occupo da 25 anni di sta roba e mi reputo un ignorante, proprio perché è un campo sterminato e complicatissimo. Parlare di questi virus senza avere mai studiato neanche un minimo di sequenza, per favore no, perché si fanno veramente, si prendono dei granchi e si dicono stupidaggini enormi. Ho sentito pseudo esperti dire: ma i virus non sono un problema perché li abbiamo dentro il nostro genoma. Cosa significa? Il retrovirus, perché qualcuno ha detto: ma questo in realtà è un retrovirus. Ma stupidaggine colossale! Questo è un coronavirus, non ha niente a vedere con il retrovirus. Vedete la filogenesi di questo virus? È sicuramente per il 96% un virus del pipistrello. C'ha il 3% che viene paradossalmente da un pangolino. Come sia successo non lo sappiamo, la cosa più probabile è che sia successo in questi luoghi che non dovrebbero esistere, questi market, che poi qualcuno gli abbia dato una mano, io non posso dire né sì né no, non lo sapremo probabilmente mai, di fatto è probabile ed è qui, se volete, se qualcuno ha voglia di farsi un inizio di competenza su queste cose, il sito più interessante in assoluto è questo, si chiama Next Strain, Strain è ovviamente il ceppo virale, vi fanno vedere come dall'inizio sono evoluti questo virus a partire da quelli che hanno quella sequenza che il 96% ormai conosciamo, e vedete come se voi cliccate su ognuno di questi pallini, voi vedete un singolo ceppo che è stato geneticamente studiato e vedete addirittura le mutazioni, qui sono due nucleotidi cambiati in un ceppo che è stato isolato a Madrid, vedete, praticamente 2 mesi fa. E così si può studiare la filogenesi, capire come il virus si è mosso e retrospettivamente, questo forse è il quadro globale più interessante, si vede, vedete, punto 1, il predecessore dei virus che vedete qui, ipotetico però studiato sulla base delle sequenze, poi vedete il Bat Yunnan, questo famoso RATG13 del 2013, che è il predecessore da cui partono tutti i virus che vediamo adesso in giro. Da un lato vedete il SARS-CoV-2, queste palline rosse sono le sequenze che avete visto nella diapositiva precedente, che sono in giro per il mondo adesso, tutte derivano da lì. Ecco, su questo dubbi non ce ne sono, perché basta andare a vedere le sequenze. Noi vediamo che c'è continue piccole mutazioni, si chiamano quasi species questi, continuano a mutare, ma che siano venuti da lì non c'è dubbio. Che poi qualcuno gli abbia dato una mano, non lo sappiamo, ma stiamo parlando di qualcosa di simile, quindi parliamo con un minimo di competenza. Dove ci si infetta? Questa è stata un'altra delle polemiche stupide di questi giorni. Ci si infetta qui, cioè il virus passa per contatto diretto, nei luoghi chiusi, negli ospedali, nell'RSA. Purtroppo la metà delle morti in Italia sono venute qui. Quindi, per esempio, qua ci sono il numero continuo
di aumento purtroppo dei sanitari contagiati, dei nostri colleghi deceduti, parliamo ormai di più di 150 medici. Dove è avvenuto questo? Guardate che non erano anziani, c'era una parte di anziani, ma molti erano anche giovani. Questa significa carica virale. La carica virale è, per esempio, c'è uno studio su Nature che fa vedere, perché sono andati a valutare, i gabinetti, sembra triste, però è così, i gabinetti degli ospedali erano pieni di virus per ore, perché ovviamente tanta gente entrava, molti erano lì per fare semplicemente esami, erano asintomatici e il virus rimaneva in sospensione per un'ora, per due ore. Ecco, questo è lo tsunami. E lo dico senza polemiche, ma perché veramente io mi sono dimesso dalla Società Italiana di Medicina Ambientale dopo uno scontro, perché questa fake news, io adesso lo dico, questa era una fake news, perché hanno detto per un mese i miei colleghi della SIMA che in realtà il virus si diffondeva col particolato. Ora, questo è una fake news. Io ho cercato all'inizio di trovare un confronto scientifico, non sono riuscito a ottenerlo, alla fine ho dovuto andare via. Il virus durante una pandemia si trova ovunque, o meglio, si trovano frammenti del virus, frammenti dell'RNA virale, si trovano nel particolato, si trovano nelle fogne, si trovano ovunque, ma non è da lì che si trasmette il virus. Il 98% del virus lo si trasmette da persona a persona. Figuriamoci se conta il particolato. Se fosse così, allora avrebbero ragione a quelli che dicono statevene tappati e chiusi in casa, bisognerebbe uscire in questo modo. Quindi questo tipo di notizie sono fuorvianti e pericolose, non avrebbero neanche dovuto essere messe in campo, soprattutto in modo assertivo come sono state messe in campo. Molti, purtroppo, questo virus, tra le tante caratteristiche che ha, è che è lungamente asintomatico. Questa tabella che vi ho fatto vedere l'altro giorno, in questa chiave, va utilmente rivista. Vedete, la parte asintomatica c'è sia in quelli che lo rimangono, che sono il 30, 40, forse il 60% ormai pensiamo, sia in quelli che hanno forme moderate e sia in quelli che fanno le forme gravi. Quindi c'è un lungo periodo in cui si è asintomatici, che rendono questo virus particolarmente insidioso e pericoloso. Quindi non basta dire, beh, ma io sto attento perché non incontrare le persone che tossiscono, che hanno la febbre. Quelle sono una parte, una minima parte del gioco. Per cui ancora una volta lo sottolineo, il lockdown era necessario. Nel tampone, anche su questo polemiche a mai finire, il tampone ci dà una sicurezza al 70-75%, per questo poi andrebbe ripetuto. E poi per giunta, vedete, non ci sono, non ce n'erano due mesi fa, non erano stati preparati né in Italia né in Francia, poi ogni paese ha avuto i suoi problemi, ma non abbiamo il tempo per dettagliarlo. Lo avevano preparato a milioni in Corea e in Cina, e la Germania, come sempre, aveva cominciato a fine gennaio e primi febbraio a prepararsi, e aveva cominciato anche a preparare i tamponi appena dall'Istituto Pasteur era venuta fuori la conferma della sequenza e la possibilità di prepararli. Noi assolutamente no, noi siamo arrivati a marzo che avevamo ancora pochi tamponi, ancora adesso abbiamo pochi tamponi. Ecco, altro leitmotiv fondamentale che avremo nei prossimi mesi: è importante verificare lo stato dell'immunità collettiva, è una necessità che avremo, lo faremo. Non so se si potrà fare su tutta la popolazione, per motivi vari, anche di costi e tutto, ma sarà importantissimo dare la possibilità, soprattutto nelle aree calde, di verificare quello che realmente è successo e quanti sono quelli che, avendo avuto forme pauci sintomatiche, hanno comunque delle immunoglobuline protettive. Questo sarà fondamentale, perché è da quello che sappiamo dalla SARS precedente, probabilmente solo chi ha avuto forme consistenti ha un'immunità abbastanza stabile. Allora, detto tutto questo, possiamo finalmente affrontare le ultime tematiche. Questo virus, dicevamo, che cos'è? Allora, prima di tutto, i virus, banalmente, siccome ho letto tantissime cose anche di persone che parlano del virus, come dicevo, un po' come si fa sui giornali si può anche fare, se si vuole fare delle narrazioni poco scientifiche e dire i virus sono alla base della vita sulla Terra, quindi non sono pericolosi. Ora, per favore, i virus sono alla base della vita sulla Terra, sono qui da 3 miliardi e 800 mila anni probabilmente, passano tra le cellule, tra i batteri,
tra gli organismi superiori, con un ruolo misterioso di coevoluzione addirittura, nel senso che il nostro genoma è pieno di retrovirus che abbiamo acquisito nei milioni di anni. Punto. Questo significa che i virus fanno parte del grande gioco dell'evoluzione biologica. Ma i virus non sono il virus attuale. Il virus attuale non c'entra niente con questi virus che abbiamo conosciuto per milioni di anni. È un nuovo virus che nella biosfera non esisteva, ha delle sequenze del tutto nuove che vi ho fatto vedere da Nextstrain, per questo è importante avere le idee un minimo chiare. Il nostro sistema immunocompetente, appena lo incontra, cerca in tutti i modi di, tra virgolette, combatterlo, difendersi, fa fatica ad adattarsi con qualcosa di totalmente nuovo, è lì che nasce il disastro. Eccolo qua il nostro nemico attuale, questi sono le spike protein, quella specie di tulipano blu che vedete, in realtà è una proteina che ha una complessità enorme, ora ve la faccio vedere, che è quella che appunto è capace di mimare una molecola riconosciuta, diciamo, dai nostri recettori. Questo già la dice lunga, questo virus probabilmente non circola da gennaio in Italia, probabilmente in Italia circola da dicembre, ma io sono convinto che in Cina circolava già da 2-3 mesi. Perché? Perché se no l'adattamento non l'avrebbe acquisito. Il problema magari anche da più di 3 mesi è che inizialmente, poco adattato alle vie aeree superiori, non dava grande sintomatologia, ma via via che si adatta chiaramente il gioco cambia. Questo è il genoma del vedete, sono 14 ORF, ORF significa Open Reading Frame, significa la parte che viene tradotta poi in proteine. Questo virus ha un grande genoma, è uno dei più grandi genomi RNA, produce circa 25-28 molecole proteiche. La principale, quella che a noi interessa di più, è vedete in quella piccola parte che vedete in porpora, in Bordeaux, spike. Spike protein è proprio quella studiata al massimo, questa qui. Adesso anche qui le figure le metto per farvi capire però di cosa stiamo parlando. Noi ce le immaginiamo miliardi di virus su una capocchia di spillo, per intendere le dimensioni. Ebbene, però ognuno di questi, se noi lo andiamo a guardare, questa è la proteina spike. Vedete la complessità? Basta cambiare un aminoacido, vedete ingrandito al massimo cosa significa? Se in questa posizione noi abbiamo, per dire, la fenilalanina al posto della leucina, cambia completamente la capacità del virus di agganciare. Basta un aminoacido. Questa significa continua a mutare per adattarsi. Ora, per avere un'idea della complessità, la capacità di adattarsi ai nostri recettori e i meccanismi che vengono messi in campo, vi faccio vedere queste due immagini. Questa è la proteina che a noi interessa, questa, vedete su in alto la filogenesi, cioè sono due domini fondamentali nella proteina spike, S1 ed S2, ed S1 ed S2. Questi due producono due parti della proteina spike che sono hanno due funzioni totalmente diverse. Uno è la parte di binding, quella che deve agganciare il recettore delle vie aeree. L'altra favorisce la fusion, cioè la capacità del virus di utilizzare le nostre cellule per farsi spogliare dal capside e per poter utilizzare le cellule a suoi fini, cioè per moltiplicarsi. Ora capite la complessità di questo gioco, ora ve la faccio vedere. Qui abbiamo il SARS-CoV del 2002, qui abbiamo il SARS-CoV-2, apparentemente molto simili, ma in realtà hanno una sequenza diversa al 30% di diversità, quindi non è da lì che è venuto quello attuale, è dal BAT-CoV. Questo virus, entrambi utilizzano però lo stesso recettore, ma quello che si è visto in quella famosa grotta che vi ho fatto vedere prima è che di fatto è nel pipistrello che hanno imparato questo tipo di gioco, perché già nel pipistrello sono in grado di avere questa capacità di legame ai recettori ACE2 e inoltre utilizzano un secondo recettore. Ma cosa significa questo? Qui lo vedete in dettaglio. Il virus si aggancia, ovviamente è un disegnino, però fa capire la complessità, utilizza l'ACE2 per entrare, ma poi utilizza anche quell'altro, quel TMPRSS2, che è un'altra proteina della cellula umana, per farsi tagliare a metà, vedete, e per attivare il secondo step.
Il secondo step che è la fusion, cioè il virus deve farsi spogliare dal capside, deve entrare nella cellula e deve utilizzare la cellula, vedete qui, per farsi trascrivere, per fare migliaia di copie di se stesso. Per fare questo utilizza quelle proteine che abbiamo visto prima, che sono, come avete visto, da 26 a 28, diciamo 27 proteine, che hanno tantissime capacità, vanno a bloccare l'interferone, vanno ad attivare l'NFHB, eccetera. Quindi, capite, è una complessità mostruosa. Ora, qualcuno che parla di questa roba senza averla mai studiata e che si permette di dire è un virus banale, è stupidaggini così, io ho detto la parola stupidi, addirittura la giornalista ha tradotto forse una parola ancora più dura, ma io veramente a questo punto lo penso. Cioè la complessità è tale per cui chi lo studia si rende conto di sapere un centesimo di quello che dovremmo sapere, ma chi non lo studia deve tacere, perché qua, questa è una foto che fa capire al microscopio elettronico che cosa vediamo. Che cosa fa il virus per dire la complessità? Questa diventa epigenetica. Cosa fa il virus appena arriva? Dice alle cellule, producetemi tutte queste proteine qui che mi servono. E le cellule fanno quello che vuole il virus. Quindi il virus è in grado di colonizzare l'organismo, di proliferare e di utilizzare le cellule del nostro organismo per fare quello che dice lui. Capite? Non è il discorso il virus è dannoso. Il virus diventa quello che comanda dentro di noi. E tra l'altro l'avevo segnalata perché con Giorgio ne abbiamo parlato all'inizio, dobbiamo studiare anche il modo in cui, per esempio, questi virus bloccano l'attività mitocondriale, riescono a fare delle alterazioni del nostro metabolismo, delle nostre attività, delle nostre difese del sistema immunocompetente, che sono importanti. Quello che poco fa diceva Mauro Miceli è qui che va agganciato, cioè lo studio del modo in cui il virus asservisce il nostro sistema immunocompetente e ne blocca le funzioni difensive e interferisce con i meccanismi energetici, eccetera, diventerà fondamentale. C'è ancora pochissimo su questo e c'è tantissimo da fare. Tutti sappiamo, questa immagine è molto chiara, che all'inizio abbiamo una risposta specifica, questo è il periodo dell'incubazione, molti esauriscono per fortuna, almeno adesso, per ora, in questa fase della pandemia, che lo ripeto è la prima. Questo io ci tengo a dirlo, noi siamo nella prima fase di una pandemia. Il virus può evolvere, può diventare un mostro e ne ha le possibilità, o può diventare un virus banale e ne ha anche le possibilità, ma non sono prevedibili in questo momento le due evoluzioni possibili. Quindi noi dobbiamo ragionare secondo lo scenario peggiore e dobbiamo difenderci da un virus che può evolvere e dare questa seconda fase, questa risposta infiammatoria non modulata, quindi pericolosissima, in una gran parte della popolazione, come era riuscito a fare nel 1918 l'H1N1 della spagnola, che inizialmente fa 200.000 morti, ma poi ne fa 50 milioni. Ora noi dobbiamo non solo augurarci che questo non avvenga, dobbiamo fare in modo da capire se può avvenire e da evitarlo. Ora, qui nei meccanismi patogenetici ci vorrebbe un altro incontro e non lo posso trattare, ma siccome molti chiedono, vedete, questo è il sistema renina-angiotensina, normalmente in equilibrio, sapete che ci sono una serie di enzimi, in particolare ACE e ACE2, che aprono la strada, l'uno verso l'angiotensina seconda, l'altro invece verso una modulazione, in senso, diciamo, verso una moderata pressione e via, è una vasocostrizione minore, eccetera. L'ACE2 viene in qualche modo acquisito dal virus. Questo è ancora un mistero perché non è chiaro quello che succede realmente. Si sa che si sbilancia il sistema, si sa che l'ipertensione e poi l'apertura verso un'infiammazione sistemica, ma adesso vi faccio vedere qual è il vero punto chiave, e quindi la tempesta di citochine sono favorite dal virus. Non è che qualcuno antropomorfizza e viene fuori con le frasi del tipo ma al virus non interessa uccidere, al virus interessa rimanere, colonizzare, assolutamente stupida questa frase. Il virus non va descritto in senso antropomorfico quello che gli conviene. Il virus è un'informazione, punto, non è neanche un microorganismo. Il virus dà un'informazione che viene
ovviamente decodificata dall'organismo target, il quale reagisce di conseguenza. Quindi l'interesse o non interesse dell'uno o dell'altro, lasciamoli da parte, sono favole. Quello che succede è questo: viene sbilanciato il sistema e l'organismo target, che non conosce il virus, mette in campo la risposta più potente che può, che è la tempesta di citochine, con tutto quello che sappiamo. Questo è lo studio che vi volevo far vedere, forse è il punto, forse è, anzi sicuramente, la diapositiva in assoluto più importante che ho pensato di fare, di portare oggi. Vedete il punto veramente importantissimo, già nel titolo. L'endotelite della Covid-19 non è una reazione immunomediata secondaria, come qualcuno continua a dire. Assolutamente no. È letteralmente il virus, lo vedete, che entra negli endoteli dei capillari e delle arterie di tutti i tessuti e gli organi. Entra nell'endotelio vascolare, entra nei capillari, entra nei... quindi non solo nel polmone, che tutto sommato è il primo organo, ma poi arriva nel rene, arriva a livello gastroenterico, arriva e comunque in tutti gli endoteli e, come vedremo, perfino nel sistema nervoso. Per cui nei casi gravi c'è tutta una serie di reazioni che sono banali nei casi non gravi, l'anosmia e tutta una serie di altre sintomatologie, l'astenia, che non è da sottovalutare perché il sintomo forse è maggiore anche nei casi cosiddetti moderati, però significa che è implicato l'intero organismo. Quindi chi ha già una disfunzione endoteliale, ed ecco perché la parola chiave in epidemiologia è harvesting. Harvesting significa, nella prima fase, la nemica numero uno della nostra vita, cioè la morte, chiamiamola così, fa harvesting all'inizio, cioè fa la mietitura. Le persone che hanno una predisposizione, in questo caso quelli che hanno la disfunzione endoteliale di base per tutta una serie di motivi pregressi, malattie metaboliche, malattie infiammatorie croniche, eccetera, sono quelle che inizialmente purtroppo fanno le reazioni tipiche di un endotelio infiammato. Quindi dalla vasocostrizione, come abbiamo visto prima, all'infiammazione, alla trombosi, alla coagulazione intravascolare disseminata, che, come sappiamo, sono i drammi che ormai dovremmo essere in grado, almeno in parte, di controllare se decifriamo bene tutto questo. Allora, sulla base di questo, da ormai lo sappiamo anche in Italia, ma io lo sottolineo, i cinesi queste cose le avevano già descritte. Noi avremmo dovuto all'inizio, a febbraio, andarci a vedere quello che i cinesi avevano descritto. I cinesi avevano detto che c'era un endotelite, avevano detto che bisognava fare inizialmente l'eparina, avevano detto che il plasma sarebbe stato risolutivo, avevano detto tutto, perché lo avevano studiato con 2 mesi di anticipo, non sono mica stupidi. Ora, quello che succede adesso sui giornali è che arriva il nuovo scopritore del grande segreto dell'endotelite, noi facciamo primi al mondo. Assolutamente non è vero, scusate se lo dico, noi stiamo imparando da chi ha conosciuto queste cose prima. Buongiorno. Di noi, ed è importante che sappiamo... Questa è... Scusate? No, vai avanti. Non ho capito, noi stiamo imparando tutti, a parte tutto noi siamo qui per imparare, perché di fronte a un nuovo nemico nessuno è preparato. Noi non sapevamo tutto questo, i cinesi avevano cominciato e fra l'altro hanno avuto i loro torti, perché loro sicuramente per un mese non hanno detto niente a nessuno, non so cosa sarebbe cambiato, però è così. Però queste cose le avevano pubblicate, per esempio la possibilità, attraverso alcuni esami banali del sangue, vedere se c'è un consumo di fibrinogeno e di piastrine, se il D-dimero è alto. Avevano fatto vedere la enorme differenza nella prognosi in coloro che avevano già una trombofilia, insomma, di fatto si sapeva. Quello che sta emergendo, ma anche qui, se voi andate a vedere questo studio, è stato già riporta delle casistiche cinesi di un mese fa, il virus entra ovunque ci sia recettore ACE2. Questa è la spike protein, vedete, che va ad agganciare il recettore, è stilizzato in questa figura, ma qua già si vede che non solo il sistema vascolare e i polmoni, ma anche i reni, l'intestino, i testicoli e il sistema nervoso centrale sono interessati da questo meccanismo. Quindi anosmia subito, disgeusia, astenia, primi sintomi di un interessamento che solo nei casi gravi diventa grave, per fortuna. Cioè le due strade di ingresso del virus nel sistema nervoso centrale sono
la lamina cribroide dell'etmoide, quindi direttamente per via olfattiva, e soprattutto quello che sta emergendo per via vascolare. Ancora una volta gli endoteli. Ancora una volta per quella via il virus riesce a entrare nel sistema nervoso centrale ed è quelli che fanno, sapete che è stato un intero reparto in Lombardia di neurologia perché inizialmente arrivavano soggetti che facevano stroke e nessuno all'inizio pensava che fossero Covid, invece erano Covid e quindi si sono infettati. Sono errori inevitabili perché è inutile che ci nascondiamo. Noi inizialmente queste cose non le sapevamo, come non sapevamo quali farmaci potevano essere usati. Adesso cominciamo a capire, questo come vedete è una figura del New England, che fa vedere che i vari punti di aggancio dei farmaci del futuro prossimo speriamo, saranno la fase di aggancio, quindi sui recettori, il blocco, magari attraverso anticorpi, la potenzialità, che ancora non sappiamo quanto sia efficace, di farmaci come la clorochina o l'azitromicina, che sono stati messi in protocollo in alcuni paesi, che sembrano cambiare il pH endosomiale e quindi in qualche modo interferire con la diffusione del virus. Alcuni antivirali, gli ultimi due o tre testati, sembrano molto efficaci nella fase intermedia, e poi gli anticorpi monoclonali nella fase finale, in cui il virus esce dalle cellule, va in circolazione e attiva, dicevamo, la tempesta di citochine. Indubbiamente a questo bisogna aggiungere i farmaci come l'eparina, che riducono la trombofilia, e soprattutto il plasma. Il plasma, anche questo i cinesi lo avevano immediatamente portato. La Lombardia lo ha potuto fare, perché in Lombardia ci sono già un gran numero di guariti che hanno evidentemente un tasso anticorpale già alto e hanno potuto fare il plasma con buoni risultati. Ora tutto questo dovrà essere una linea guida molto chiara in autunno, o speriamo insomma che non ci sia necessità, ma se c'è necessità si venga in qualche modo a utilizzare. L'ultimo aspetto che secondo me è venuto fuori anche qui in maniera non del tutto chiara negli ultimi giorni: i bambini sono contagiosi perché sono infettati. Altre analisi devono essere un po' messe da parte. Questa è una coorte in cui si parla di migliaia di casi. I bambini fanno la Covid, la fanno in forma di solito poco grave. Questo è sul New England, tra l'altro, ancora una volta. Questo è Pediatrics, che fa vedere come in realtà nei bambini più piccoli, proprio bambini di 1-2 anni, ci sono forme relativamente gravi e anche forme critiche, quindi forme con cianosi protratta, con necessità di ossigeno e addirittura con distress respiratorio acuto ed esigenza di intubare. Sono pochissimi per fortuna, ma ci sono. Ma questo significa che non ha senso dire i bambini non hanno problemi, possiamo farli tornare tutti a scuola domani, tanto questo ultimo allarme che è stato lanciato è corretto, non va lanciato come un allarme. Chi conosce la Kawasaki è una malattia rara, è una endotelite distrettuale, significa che alcuni bambini in alcuni punti dell'apparato cardiovascolare e soprattutto nelle coronarie e in alcuni vasi fanno degli aneurismi che sono stati provocati dal contatto con un agente che ha determinato questa disfunzione endoteliale acuta. Questo, fra l'altro, come vedete in questo articolo su Nature del 2008, si sapeva, e si sapeva anche che un coronavirus era stato tra gli agenti sospettati. Quindi in qualche modo lo si sapeva. Voi vedete qui a sinistra la Kawasaki, se voi leggete i sintomi tipici, dalla febbre per 5 giorni all'ingrossamento dei linfonodi, al rash cutanei, allo swelling, cioè come vedete soprattutto negli arti inferiori e comunque sono questi edemi, alla mucosite, alla congiuntivite, eccetera. Sono tutti sintomi che vediamo anche alcune volte nella Covid, di solito tardivi spesso nell'adolescente e nel bambino. Cioè si è visto che, per esempio, vedete queste tromboembolie periferiche sono state diagnosticate, però sono spesso il prodotto, forse ancora bene non si sa neanche, di immunoglobuline e di immunocomplessi, diciamo di crioglobuline per intenderci, che danno queste tromboembolie periferiche.
Allora, e qui veramente mi avvio a concludere. Dobbiamo nei prossimi mesi fare grande attenzione, dobbiamo chiederci, visto che tutti hanno fretta e già parlano di seconda fase, di terza fase, noi non siamo in seconda fase, noi saremo in seconda fase quando abbiamo interrotto la catena di trasmissione del virus. E dove avviene? Lo abbiamo appena detto, negli ospedali, nell'RSA. Fin quando non abbiamo completamente chiuso la catena di trasmissione, noi non siamo in seconda fase. Stiamo avviandoci, speriamo, a quella seconda fase che deve essere quella in cui vengono sicuramente questi sei punti che l'OMS richiede verificati in qualche modo, possibilità di fare tamponi a tutti, non solo ai sintomatici ma anche ai loro contatti, possibilità di testare e isolare tutti quelli che sono portatori, possibilità di informare, guardate, salto subito all'ultimo punto, quello più importante, di fare in modo che si capisca di cosa stiamo parlando, perché che questa sia una pandemia, che sia un virus pericoloso, spero di averlo dimostrato, che dove non è stata presa la precauzione del lockdown immediato, tardivo ma immediato, dove non si è chiusa la strada al virus, avrebbe potuto dare una crescita esponenziale dei casi drammatici. Io credo che su questo chi ha ancora dubbi, se può continuare a tenerseli, ma secondo me è assurdo perché è pericoloso, invece io credo che siamo tutti, soprattutto quelli che sono sul fronte, devono poter chiedere che ad autunno noi si deve arrivare nello scenario peggiore, non impreparati nuovamente, ma tutti protetti, cioè i medici, gli operatori sanitari devono avere la protezione reale, devono sapere cosa devono e possono fare per difendere la propria vita e quelle dei propri malati e dei propri congiunti, perché se dilaga il virus siamo da capo e siamo in una situazione che può essere ancora peggiore. Quindi l'estate serve a questo, serve a mettere in sicurezza l'intero sistema sanitario e basta con, a mio parere, con le supposizioni, qualcuno la pandemia l'ha inventata, qualcuno la pandemia non c'è, scomparirà in estate. Questo è uno studio che fa vedere come sì, probabilmente raggi ultravioletti o calore può rallentare, come è sempre successo, questo tipo di virus, ma il virus non scompare per questo. E poi siamo all'ultimo problema, che questo signore sia quello che è, lo sappiamo, non è detto che quello che fa lo faccia tra virgolette per il bene dell'umanità, non siamo nati ieri. Il fatto che abbia investito miliardi di dollari in questo enorme circuito dei vaccini eccetera, chi ci fa pensare che sia un filantropo? È chiaro che tutti i sospetti di questo mondo, però in questo momento, se poniamo il vaccino viene fuori, a che cosa dobbiamo stare attenti secondo voi? A che si usi o meno il vaccino o a che questa corsa, perché è una corsa al vaccino, venga fatta secondo i criteri corretti? Bisogna prendere una posizione pro o contro vaccino, ancora una volta, come se avesse senso. Se venisse fuori un vaccino efficace e sicuro, chi di noi lo rifiuterebbe in questo momento? Il problema è un altro, cioè il problema è che questa corsa al vaccino è estremamente pericolosa per due motivi. Primo, perché io anche qui salto i dettagli dei meccanismi, vi faccio vedere, perché ci sono in campo circa 90 o 92 vaccini già in praticamente programmati e accettati, e alcuni di questi da 6 a 8 sono già in trial clinici con sperimentazione avviata, e si dice che entro l'estate saranno 30. Ora, la corsa al vaccino è la cosa più pericolosa che ci sia. Ci sono 8 sottotipi di vaccino possibile, vedete, quelli classici sono il vaccino inattivato, qui pericolosissimo come immaginate, perché se si fa un vaccino inattivato contro la polio, contro il morbillo, e con la polio avete già visto che il Sebin, che è un virus inattivato, si è rivelato pericoloso, per cui si è tornato al Salk. Figuriamoci con questo tipo di virus. E infatti, se vedete qui dal grafico, quelli che stanno sperimentando sono soprattutto vaccini parziali, cioè quelli in cui si usa, per esempio, essenzialmente, come vedete, alcune proteine, in particolare la spike protein, come attivatore. Ma non è detto che funzioni, non è detto che sia sicuro. Quindi nei prossimi mesi quello che dovremo fare è smetterla di dire è Bill Gates o chiunque sia, è un grande business, noi il vaccino non lo vogliamo.
noi dobbiamo lavorare il più possibile per controllare che se il vaccino viene fatto, venga fatto nel modo più corretto, più utile, più efficace e soprattutto più sicuro. Dopodiché, altrimenti, noi ce lo sorbiremo il vaccino che ci daranno, questi sono i famosi... cioè, come si potrebbe dire, continue advice che si vedono da tutte le parti, non fidatevi perché lui finanzia CDC, OMS, eccetera, lo finanzi pure, ma noi dobbiamo pretendere che ci sia un controllo su quello che viene fatto, altrimenti viene fuori questa immagine con cui io concludo questa galoppata, che spero che almeno abbia suscitato una serie di interrogativi. Certezze in campo scientifico non esistono, questo siamo d'accordo tutti. Mi sembra che però un po' di intelligenza ci voglia da parte di tutti noi. Tutti i dubbi sono legittimi, certezze non ne abbiamo, ma cerchiamo almeno di fondare le nostre convinzioni sui dati scientifici che abbiamo, altrimenti facciamo solo polemiche, sono sterili e in questo momento sono anche pericolose. Grazie, grazie Ernesto.